Da Torino, Di Freddi, se era scettico prima parlando di Medjugorje, immagino che con queste immagini il suo scetticismo sia aumentato? Beh sì, mi sembrano fenomeni penosi, ma comunque se uno poi li vuole sfruttare va bene, sono fatti suoi. Io noto semplicemente che trovo interessante il fatto che la Madonna continua ad apparire in certi luoghi, per l'appunto no, il sud dell'Europa e il Sud America, no? E non si preoccupi mai per esempio di apparire, che ne so, in Cina, no, in India, e viceversa la Dea Kali non viene mai a Torino, no, a trovarci, no? E sono sempre questi fenomeni ovviamente legati, come diceva d'altra parte Bro, prima, alla religiosità popolare, certamente. In fondo c'è un libro interessante di tre scienziati che è uscito qualche tempo fa, che si intitolava Nati per credere, cioè gli uomini sono nati per credere. Prima di questa trasmissione ho assistito con l'analogo interesse all'oroscopo giornaliero, no, dell'astrologo, no, che dice cose che sono esattamente la versione laica, diciamo così, di quello che poi succede in questi fatti sedicenti religiosi. Cioè c'è questo fenomeno di credulità, no? La voglia di credere, che è anche una scorciatoia tra l'altro, perché ovviamente il mondo è complicato, è difficile da spiegare da una parte ed è difficile anche da affrontare personalmente. Attenzione, dall'altra però. E chi si accontenta delle scorciatoie ovviamente poi è anche più felice, credo.